Ciao ragazzi, oggi per venire incontro a una ricerca piuttosto importante, piuttosto notevole di esercizi per quanto riguarda l'obiettivo dell'avere il ventre piatto, la pancia completamente inesistente, inauguriamo una rubrica dove faremo delle piccole puntate di esercizi, tre esercizi nella fattispecie per tipo, dove il nostro obiettivo sarà proprio quello di allenarci per avere il ventre piatto. Allora, nella prima puntata faremo degli esercizi a corpo libero, quindi senza usare nessun tipo di attrezzo e utilizzando una metodica, diciamo, che si basa sull'isometria, quindi sulla tenuta statica dell'esercizio dove non c'è movimento e dove c'è un grosso controllo della respirazione. Diciamo che questo tipo di esercizio, quindi di controllo e di controllo della respirazione, è fondamentale per fare dei buoni addominali sempre. In questo caso, in particolare, la tenuta è completamente statica. Allora, il primo esercizio che vediamo, ed è bello tosto, subito iniziamo subito tosti, è il ponte, quello che io chiamo ponte a pancia sotto. Quindi ci mettiamo in una posizione, diciamo, sdraiata, con la pancia rivolta verso il basso, quindi al pavimento, e andiamo a sollevare il corpo tenendo risucchiato l'ombelico verso la colonna vertebrale e tenendo anche precontratti e piuttosto contratti glutei. Tutto il corpo rimane in tensione e quella che viene formata è in pratica una linea retta, naturalmente leggermente in diagonale. Le spalle rimangono basse, le scapole il più possibile basse, quindi rilassato il più possibile la parte alta del corpo, mentre l'addome rimane molto molto contratto e si cerca il più possibile anche di annullare la curva della lombalgia. Per quello che è possibile, appunto, anche a seconda della conformazione fisiologica di ognuno di noi. È molto importante prendere respiro, quindi prendere aria quando si sta per fare il ponte e portare l'espirazione fino alla fine per tutto il tempo in cui si sta in questa posizione statica. Il secondo esercizio è quello che chiamo AU, quindi ci mettiamo in una posizione a schiena a terra, questa volta sempre sdraiati schiena a terra, portiamo la flessione d'anca a circa 90 gradi, quindi gambe su a 90 gradi, e portiamo anche qui verso l'alto anche le braccia per andare a creare una condizione dove almeno intenzionalmente andiamo a spingere con i talloni e con la pianta del piede e con le mani verso l'alto, come se dovessimo appenderci a qualcosa, e il nostro corpo forma una vera e propria U. L'addominale dov'è? L'addominale è nel momento in cui noi prendiamo respiro e nell'allungarci verso l'alto schiacciamo verso il basso invece l'ombelico, verso la colonna vertebrale, verso il pavimento, e quindi sentiamo una contrazione molto forte dell'addome. Terzo esercizio, terzo e ultimo di questa serie, è un esercizio che facciamo sul fianco, quindi ci mettiamo sdraiati sempre sul nostro tappetino, su un fianco, andiamo ad appoggiare il gomito a terra in una posizione semi-comoda, il più possibile con le spalle rilassate, con l'addome già precontratto, un piede davanti all'altro dove piede dietro rimane diciamo attaccato a terra con la parte esterna del piede, mentre la parte interna rimane attaccata con il piede davanti, e inspiriamo. Prima di iniziare l'espirazione, solleviamo il corpo, quindi tutto il bacino, facendo anche una leggera rotazione verso l'interno, e andiamo a schiacciare proprio l'addome lateralmente, ok? Tutto questo di nuovo portando l'espirazione fino alla fine e rimanendo in questa posizione. Scendiamo a terra, rilassiamo un attimo, riprendiamo fiato e rifacciamo, ripetiamo l'esercizio.
Questi esercizi sono piuttosto impegnativi dal punto di vista sia della respirazione che della concentrazione, che della consapevolezza corporea, che della fatica effettiva che si fa nel farli. Quindi si può partire, soprattutto per i principianti, con veramente poche ripetizioni, soprattutto concentrandosi sulla consapevolezza di quello che si sta facendo, quindi sulla respirazione e sulla tenuta addominale. Quindi si parte da 2-3 ripetizioni per arrivare poi a farne 5, 7, fino a 10 al massimo. È una routine veramente molto efficace.